Appassionati di auto d'epoca, benvenuti ad una nuova puntata di ACI Storico Magazine. Siamo a Verona Legend Cars e quella che vedete alle mie spalle è un esemplare particolarmente raro. Si tratta della prima vettura, pensate, ad aver calcato le strade italiane. Si tratta di una Peugeot Tipo 3 del 1892 che arriva in questa straordinaria collezione 100 miti dal Mauto, il museo dell'automobile di Torino. Questo e tanto altro al Verona Legend Cars e poi in questa puntata di AC Storico Magazine torneremo al Minardi Day perché ci sono degli aspetti dei quali non vi abbiamo ancora parlato come la mostra dedicata al leggendario Ayrton Senna e come sempre alla fine di questa nostra puntata spazio alla regolarità delle auto storiche. Per una Legend Cars, la storia dell'automobile è possibile ricostruire e vederla qui in esposizione anche e soprattutto grazie ad una mostra intitolata I 100 Miti che è stata ideata, organizzata dal collega giornalista Luca Castaldi che è qui con noi. Luca, allora complimenti perché qui davvero tutta la storia dell'automobile passa in rassegna attraverso una scelta che sicuramente non deve essere stata facile perché in 100 esemplari straordinari. Tu hai raccontato eh, la storia dell'automobile. Sì, assolutamente, infatti è stata così, questa 100 è stata veramente una sfida, eh, una sfida ma soprattutto anche un atto d'amore verso l'automobile che è l'oggetto che noi più di tutto amiamo, eh, anche perché l'automobile ha veramente contribuito allo sviluppo dell'intera umanità nell'ultimo secolo di storia oltre un secolo di storia. E quindi, insomma, non era mai stata fatta una selezione di questo genere. No? Su appunto, parliamo di 130 anni di storia dell'automobile eh, con migliaia di modelli progettati e costruiti in tutto il mondo. Abbiamo voluto, appunto, selezionarne solo 100. Sembrano tanti, ma in realtà sono, sono veramente pochi. E quindi è stata una scrematura molto difficile, eh, anche perché parliamo dalle origini ad oggi. Eh, abbiamo ovviamente eh, voluto tener conto di alcuni parametri, ovviamente le innovazioni tecnologiche e industriali, ma poi anche gli aspetti legati al design e soprattutto quelli legati anche alla società e alla cultura. Ecco, come hai selezionato le vetture e soprattutto da chi arrivano, qual è la, pro, la loro provenienza? Eh, beh, intanto ci sono i collezionisti privati che per fortuna sono sempre animati da grandissimo entusiasmo e poi ci sono realtà. Eh, italiane molto importanti come i musei e le, collezioni, le grandi collezioni e sicuramente il Museo Nicolis eh, qui di Verona che ci ha dato numerose automobili, la collezione Reghini, la Fondazione Macaluso e soprattutto eh, c'è questa istituzione italiana eh, importante, quella del MAUTO, il Museo Nazionale de dell'Automobile di Torino che ci ha eh, portato dei pezzi fondamentali direi, innanzitutto una Peugeot Tipo 3 che è stata la prima automobile a circolare in Italia che fa parte proprio della collezione del Mauto. E poi un'auto un particolare che in realtà è fuori dalle 100 della lista ma ci sembrava particolarmente importante e attuale, benché sia datata 1909 ed è una STAE elettrica. Eh, giusto per dire che la propulsione elettrica non è proprio un'invenzione degli ultimi giorni ma anche lei ha oltre 100 anni di storia. Ecco, oltre a questi modelli, eh, se tu dovessi eh, selezionarne soltanto qualcuno, ecco, per raccontarlo ai nostri amici che ci seguono da casa, quali sono quelli a cui tieni di più, che sono diciamo, quelli particolarmente magari rari? Beh, diciamo che allora l'esposizione qui è distribuita in quattro blocchi l'unico ordine è quello cronologico, partiamo dalle più vecchie per finire eh, nell'attualità e diciamo nel primo blocco Andrei vabbè, con la prima, il triciclo Benz, qui ovviamente abbiamo una riproduzione costruita direttamente dalla Mercedes per celebrare proprio la prima, quella che viene considerata la prima automobile costruita in assoluto. E poi ci sono delle, le, Pietre miliari come eh, la, la nostra Iso Isetta, la piccolina, una delle piccole, prime piccole eh, automobili costruite nel, nel dopoguerra per motorizzare, eh, motorizzare l'Italia. Rimaniamo nel nostro paese con una Cisitalia 202, quella che ha definito eh, nuovi canoni stilistici nel, nel dopoguerra, eh, inserendo i, i paraurti e i passaruota nelle, nella, nel corpo carrozzeria. Poi possiamo proseguire con, anche con eh, oltreoceano andando oltreoceano con la Jeep Willis, la mitica Jeep Willis che è stata di fatto la prima fuoristrada in assoluto, benché eh, ideata per usi, per usi bellici. Eh, proseguendo ulteriormente ci spostiamo eh, negli, anni, negli anni 50, ancora in America, magari con qualche eh, super sportiva, no? quelle che hanno eh, avviato il, il sogno americano del, dell'auto sportiva, come la, la Corvette, la Chevrolet Corvette. Eh, e poi tornando in Europa con un'altra icona eh, di stile e di prestazioni, la Mercedes 300 SL, la famosa Ali di Gabbiano. Eh, poi ancora, cosa abbiamo? Le, mh, sempre negli anni 50, beh, la, 500, la nostra 500 italiana che più che eh, per motivi eh, tecnologici è diventata un'icona no, di, di costume, è un'icona di, di italianità nel mondo, è conosciuta in tutto il mondo. E poi ancora ci spostiamo più avanti nel tempo con gli anni 70, ancora con uno stile che è cambiato radicalmente, dalle forme tonde alle forme spigolose. Qui abbiamo due esemplari di assoluto rilievo, come la Lancia Stratos e la Lamborghini Kuntach. Dalle super sportive, però, ci possiamo spostare alle auto globali come la, la Mercedes eh, progetto V123, che è stata veramente una delle prime vetture globali perché è stata esportata in tutto il mondo ed è stata costruita in eh, tutte le varianti, dalla Berlina, la Station Wagon, la Coupé e la Cabriolet. Poi ancora vediamo perché sono veramente tante. Il Range Rover ancora dall'Inghilterra negli anni 70 che è eh, così importante perché ha avviato di fatto il segmento dei SUV, di quelli che poi negli anni 2000 sono, hanno preso veramente gran piede. Ci spostiamo ancora più avanti con, con la Golf, la Golf che di fatto ha dato negli anni fine degli anni 70 sempre ha dato una marcia in più alla Volkswagen che fino a quel momento aveva vissuto di solo maggiolino e derivati. Poi ancora eh, all'inizio degli anni '80 è un altro, si è aperto un altro segmento di mercato, quello dei monovolume. E qui passiamo, c'è cioè, l'icona dei monovolume, è la Renault Espace, nata come una scommessa in un periodo di grande crisi per la Renault, che ha scommesso in un prodotto completamente nuovo e ha vinto. Qui, tra l'altro, mi piace ricordare, abbiamo un esemplare che ha percorso un milione di chilometri, quindi eh, così, anche il simbolo dell'automobile eh, usata per il piacere, perché qua si tratta di un monovolume, quindi adatto ai lunghi viaggi. Eh, per rimanere nell'era nell moderna, la Cadillac Allantè che ha creato un ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, eh, sia per eh, la, la sua genesi, lo stile firmato Pininfarina, sia per la sua costruzione, perché veniva costruita in parte in Italia e in parte negli Stati Uniti. Con, con dei voli venivano portate le scocche dall'Italia agli Stati Uniti dove venivano completate. E poi beh, bellissima la Ferrari F40, una super sportiva nata per celebrare i 40 anni del cavallino rampante ed è praticamente la fusione di una Formula 1 su una vettura stradale. In campo lancia ancora con le competizioni, con due icone, la Delta S4, importante perché a livello tecnologico perché per la prima volta è stata usata la doppia sovralimentazione con il turbo e il compressore volumetrico, una, una, una soluzione utilizzata e ripresa 30 anni dopo dalla Volkswagen e ancora in produzione, e poi la Delta integrale che ha vinto sei campionati del mondo rally costruttori consecutivi, per finire diciamo, con le nuove tecnologie, tra virgolette, le, le ibride, le elettriche e Chiudiamo con un'altra super sportiva italiana, la Ferrari eh, GT4 Lusso, che ha raccolto diciamo, l'evoluzione della FF, prima Ferrari a trazione integrale. Una curiosità, quanto tempo ha impiegato per mettere insieme tutte queste straordinarie vetture? Beh, diciamo da, da inizio dell'anno abbiamo lavorato insieme ovviamente a tutto lo staff di Verona Legend Cars eh, per intanto appunto per definire la lista e poi soprattutto per trovare queste vetture e a volte convincere anche un po' i proprietari a mettere a disposizione di tutti gli appassionati. Ecco, ACI Storico è ente patrocinante di questa fantastica mostra. Beh, direi che è l'abbinamento ideale perché l'Automobile Club Italia è nato per stare a fianco degli automobilisti e qui parliamo di storia dell'auto, ma anche di storia degli automobilisti, perché l'auto, come ho detto prima, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'umanità. Siamo con Mario Carlo Bacaglini che è il patron di Legend Cars, è giunto alla sua quinta edizione. Noi siamo nello stand di ACI Storico che è un supporter dell'evento. È un grosso partner, ci aiuta moltissimo in quanto con ACI Storico abbiamo da anni, soprattutto a Padova da circa dieci anni qui dall'inizio della prima manifestazione. Creato un sodalizio che funziona molto bene e che ci permette di avere delle macchine molto interessanti con della gente che di auto d'epoca ne sa molto. Ecco quali sono i punti di forza di Legend Cars secondo lei? Beh, sicuramente la mostra di quest'anno, che è una mostra che nessuno ha mai visto perché mettere insieme queste 65 auto è una cosa penso unica e il fatto che noi continuiamo a sviluppare la parte culturale dell'auto facendo presente che l'auto non è solo un mezzo di trasporto ma rappresenta uno stile di vita e uno sviluppo della società. La passione per le auto storiche sta seguendo qualche tendenza particolare? Beh, in questo momento diciamo che le marche italiane la fanno da padrone. La Ferrari è sicuramente è un marchio leader, ma il Far Romeo e anche la Fiat stanno avendo presso gli appassionati mondiali un grandissimo successo. L'ultimo in ordine di tempo è proprio la Delta Integrale, che addirittura ce le chiedono dagli Stati Uniti, perché è una macchina che in questo momento attrae l'attenzione dei grandi appassionati. Com'è nata la sua idea di realizzare Legend Car? È una grandissima passione per le auto fondamentalmente. Il fatto che per me l'auto, come dicevo, non è un oggetto, ma è un qualcosa dove entra in simbiosi. Ogni auto ha una sua storia, ogni auto racconta una sua storia e questo a mio avviso è la cosa più bella delle auto. Con Silvia Nicolis e parliamo della presenza del Museo Nicolis qui al Legend Cars di Verona dove c'è uno stand molto particolare dedicato al marchio Bianchi ma non soltanto. Ma noi come Museo dell'Auto a Verona non potevamo assolutamente mancare un appuntamento oramai rinomato e abbiamo scelto di portare proprio la storia dell'automobile e del motorismo attraverso un marchio famosissimo Bianchi perché tra pochi giorni il Giro d'Italia arriverà proprio a Verona. Bianchi è un marchio che pochi sanno o riconoscono ancora, ma ha fatto la storia un po' dell'Italia attraverso auto, moto e biciclette. Un marchio che sicuramente ha dato molto al nostro Paese e noi abbiamo voluto fare questo grande tributo anche per condividere con il pubblico una storia che appartiene un po' a tutti. Ci sono poi delle vostre vetture anche all'interno della mostra dei 100 miti? Sì, quello non potevamo non farlo perché 100 miti chiaramente della storia del motorismo è un racconto anche dell'evoluzione cronologica, per cui avendo noi eh, 200 automobili abbiamo ritenuto doveroso insomma, mettere in esposizione alcuni dei nostri esemplari per raccontarne l'evoluzione tecnica ma anche culturale. Il museo Nicolis è convenzionato con ACI? Sì, per noi è molto importante perché comunque il mondo ACI raccoglie chiaramente una moltitudine di associati e quindi tutti i tesserati ACI hanno diritto ad un'agevolazione all'ingresso del museo. automobile club Verona Historique siamo allo stand di AC Storico nel contesto di Legend Cars e questa è, potremmo definirla la scuderia dell'Automobile Club Verona, una realtà nata soltanto un anno fa e che conta già numerosissimi iscritti e tante attività in calendario pensate che per questa stagione sono previste ben nove eh, gare e nove competizioni tra i grandi eventi e il calendario di regolarità le vetture che sono eh, qui rappresentano rappresentano proprio lo spirito racing, abbiamo una Giulietta Sprint e una Porsche 1006. Automobile Club Verona Historique punta quindi a rappresentare l'Automobile Club Verona sui campi di gara di tutta Italia e non solo. Vuole essere la bandiera di quel fiore all'occhiello della cultura automobilistica, quali sono le auto d'epoca e le manifestazioni adesso dedicate. Con la nascita del club ACI storico a livello nazionale, la volontà dell'Automobile Club d'Italia è quella di valorizzare l'auto d'epoca in tutte le sue forme, compresa quella sportiva, era dichiarato il presidente dell'Automobile Club Verona, Adriano Baso. Verona è sicuramente un bacino d'utenza molto importante per questo settore, con molti collezionisti e piloti che rappresentano l'eccellenza da questo punto di vista. L'obiettivo di Automobile Club Verona Historique è quello di dare vita a una squadra importante che Possa ambire a far scrivere il proprio nome nuovamente negli albi d'oro delle manifestazioni più importanti, come era nell'anima delle vecchie scuderie di un tempo, ha concluso Adriano Baso. Con Carlo Di Giusto, vice direttore di Ruote Classiche, per parlare innanzitutto del fenomeno delle Young Timer. Voi siete al terzo raduno delle Young Timer. Qual è il trend, Carlo? Il trend è assolutamente positivo, questo fenomeno è nato in sordina ma è esploso proprio qui in Italia con, eh, con l'arrivo di Jan Timer, della rivista, eh, addirittura abbiamo eh, diciamo, doppiato le aspettative, eh, abbiamo scoperto soprattutto che questo mondo... E frequentato da giovani, queste sono le vere auto da collezione dei collezionisti del futuro che oggi sono molto giovani e, eh, e molto, molto appassionati. Si appassionano a vetture improbabili. Abbiamo visto oggi una citroena Axel, addirittura, eppure eh, sono veramente sono tantissimi e, e amano spostarsi. Uno è venuto appunto dall'Aquila con una Volkswagen Corrado. Sono vetture che si prestano anche a un utilizzo. Eh, Molto più esteso rispetto a un'auto classica tradizionale, e di conseguenza, unito al fatto che costano anche meno, eh, di conseguenza stanno riscuotendo sempre più successo. La vostra premiazione è avvenuta pochi minuti fa qui allo stand di AC Storico. Voi avete una bella collaborazione, Ruote Classiche è una bella collaborazione con AC Storico. Sì con ACI Storico, Beh, intanto eh, Ruote Classiche va detto che eh, dialoga con tutte le istituzioni ovviamente anche con ACI Storico col quale facciamo spesso delle cose insieme e seguiamo eh, gli eventi, le manifestazioni, abbiamo insomma eh, molte, molte cose in comune e eh, entrambi facciamo parte di questo gruppo Heritage che cerca in qualche modo di eh, portare avanti le istanze del movimento. A proposito di istanze, eh, a che punto è eh, un'iniziativa che è stata promossa proprio da Ruote Classiche a proposito di un elenco eh, di auto da salvaguardare? Dunque, eh, come sai, eh, come dicevo prima, tra le istituzioni. Eh, ce n'è una in particolare che ha appena rinnovato il Consiglio federale. Di conseguenza, eh, adesso si riprenderanno un po' i lavori del gruppo Heritage e in particolare quelli sulla lista di salvaguardia, che è una lista molto importante perché non è Tesa solo a salvaguardare le vetture importanti che si salvaguardano da sole, ovviamente, ma soprattutto quelle come la Citroën Axel che, eh, per, proprio perché sono eh, meno importanti, perché hanno meno valore, eh, vengono diciamo, trascurate, vengono abbandonate, vengono demolite. La lista di salvaguardia incrocia i dati con, con eh, il parco circolante e di conseguenza possiamo sapere quali sono le vetture da salvaguardare, quelle invece che possono tranquillamente continuare a invecchiare serenamente come tutte le altre. Quindi il discorso sta andando avanti? Sì, assolutamente il discorso sta andando avanti e a breve con i nuovi interlocutori ci sarà di nuovo un nuovo incontro. All'istoriche Minardi Dei c'è anche una bellissima esposizione, una collezione di foto su Ayrton Senna scattate eh, da dei fotografi che lo avevano seguito da vicino, eh, Angelo Orsi e Mirko Lazzari. Ma questa è l'occasione per fare due parole con Giancarlo a proposito proprio del grande Ayrton Senna eh, che eh, oltre ad essere un grande pilota tu lo hai conosciuto come amico. Ma innanzitutto devo ringraziare sia Mirko che Angelo perché hanno portato qui il meglio del meglio dell'Ayrton uomo, dell quello che la gente forse non conosce perché noi tutti sappiamo che è, un grande, è stato un grande campione ma che è un grandissimo uomo per tanti aspetti. Ma la mia frequentazione con Ayrton è nata nell'82 quando Paolo Barilla, che correva con me in Formula 2, mi segnalò questo ragazzo che secondo me... Lui aveva fatto molta strada, io lo andrei a vedere nelle formule minori in una Formula Ford e mi impressionò la facilità e, e, la, e la qualità di guida che aveva questo pilota. Tant'è che la seconda gara vista da me lo invitai a cena a Hockenheim mentre noi eravamo lì a fare la gara in Formula 2, fu molto cortese, molto carino e lì nacque il nostro rapporto di collaborazione di amicizia perché io gli offri un posto in Formula 2 per l'83 e lui mi disse guarda Giancarlo, io ho già pianificato tutta la mia carriera, ti ringrazio perché sei il primo che mi offre un volante da professionista perché gli avevo fatto un'offerta, eh, me lo ricorderò, ma io ho già programmato e nell'88 devo essere campione del mondo in Formula 1, cosa che si è verificata puntualmente, ma di lì è nato un, inconsciamente un rapporto che va al di là del, del, della pista, che va al di là del pilota, team manager, e, è stato stupendo perché. Fino a, purtroppo al 30 di aprile del, del 94 io ho avuto scambi di opinioni con lui. Lui, forse, mi, mi riteneva un fratello maggiore o un padre eh, giovane, per cui si, con me si è sempre molto aperto e molto, eh, ha chiesto molti consigli. Quindi, per me, è come aver perso un figlio oltre che un amico e quindi mi fa piacere ricordarlo, sono passati già 25 anni, ma soprattutto sottolineare che Ayrton, da grande uomo, da grande pilota, è stato quello che ha permesso al mondo del motorsport di avere pochi morti in questi ultimi 25 anni, addirittura in Formula 1 solo Bianchi. Per cause che sono diverse dalla sicurezza delle competizioni, la morte da Enzo praticamente ha aperto gli occhi a tutti, ai costruttori, alla federazione, che da quel momento lì ha imposto degli step ben precisi ogni tre anni per la sicurezza. Ecco, dicevi sono passati 25 anni però Ayrton Senna è ancora vivo nelle menti di tante, tante persone eh, questo mi porta a pensare a quanto ci fossero nel passato i personaggi eh, che magari oggi c'è una tendenza ad averne, ad averne di meno in Formula 1, sei d'accordo? Ma questo sarà il futuro che ci, ci racconterà che se gli attuali campioni del presente avranno un, un, una storia come l'ha avuta Ayrton direi che per Ayrton come altri pochissimi uomini dello sport in generale, è ricordato dalla gente, dal pubblico in una maniera incredibile. Io vado, frequento per AC Sport i cartodromi, vedo le gare fin dai giovani degli 8 anni in su. E vedi piloti, ragazzini che si richiamano al casco da Ayrton, che hanno il, il simbolo di Ayrton nel casco, quindi piloti che forse neanche i loro genitori conoscevano le geste di Ayrton, che eventualmente eh, sentono parlare di questo personaggio, sentono parlare o leggono di questo fantastico, prima di tutto uomo, e, e si ispirano a quello che è stato uno di, certamente, dei migliori eh, piloti di queste ultime generazioni. Ecco, di Ayrton e uomo quali erano le caratteristiche che ti hanno colpito di più? Ma la sua signoralità, la sua disponibilità, eh, il suo carisma e questo suo mettersi a disposizione degli altri, lo dimostra anche la Fondazione Sen, che è, è, ha fatto tantissimo in tutti questi anni per i, per i bambini poveri in Brasile. Quindi era un uomo di fede, un uomo che credeva. E altruista anche ha tante caratteristiche. Adesso, forse, sono la persona meno adatta per ricordarle, visto l'affetto che portavo nei suoi confronti. Con la ventisesima edizione del San Marino Revival, il campionato italiano regolarità autostoriche ha vissuto il quinto atto della stagione 2019. Ad affrontarsi nelle 65 prove cronometrate in programma si sono presentati circa 70 equipaggi con i colori di ben 19 scuderie. Come da consuetudine il percorso di 180 km interamente nel territorio della Repubblica di San Marino ha duramente impegnato tutti i protagonisti del Cireas. Mario Passananti in coppia con Elisa Buccioni su Fiat 1103 del 1955 ha conquistato la vittoria anche all'ombra del Titano, precedendo Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi su Fiat 508C del 1938. Sul terzo gradino del podio salgono Vincenzo Bertoli ed Alberto Gamba a bordo di una lancia Fulvia Coupé del 1966. Un podio interamente targato Francia, corta motori, permette alla compagine Bresciana di allungare nella corsa al titolo Scuderie. Visto anche il passo falso del Classic Team terzi al traguardo, preceduti dalla bolognese Scuderia Nettuno. Guarda, gara non impegnativa ancora di più, molto incasinata, molto, davvero molto bella comunque. E prove molto difficili, non li trovi in tutte le altre gare, questo genere di, 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 di prove messe su strada. Quindi ci siamo divertiti, ovviamente. E le medie sono andate un po' più su comunque sono, sono, siamo contenti ecco. l'evento è stato bello si vede che c'è stato lo sforzo degli organizzatori però visto che in una prova sono state date delle medie non si sa perché e ovviamente questo compromette il risultato della gara molto bella nei nostri standard comunque la gara è bellissima ritmo frenetico in poche parole adrenalina pura Accesissime come di consueto le sfide nelle categorie che assegneranno i rispettivi cinque titoli italiani. La Bugatti 37A del 1928, condotta dalla britannica Federica Kirkpatrick, in corsa con i colori della Mantovana Amams, ha primeggiato in RC1 e nel primo raggruppamento. In RC2, dietro all'equipaggio spagnoli parisi, vincitori anche del secondo raggruppamento, si piazzano i bolognesi Massimo Zanasi e Barbara Bertini su Fiat 508C Classic Team. Allora, la gara come solito è molto bella, è il primo anno che la faccio con un'anteguerra e chiaramente me la sono sudata dall'inizio alla fine perché non so il motivo, ma c'è solo della salita. Eh, le discese, eh, se ci sono o non ci sono le prove, poi quando torna la salita ricominciano le prove. Veramente se c'avevo un buco sotto per, per pedalare e spingere come i Flingston avrei fatto anche così, però mi sono divertito. Terzo posto per Enrico e Fabio Sciò che hanno difeso i colori di Brescia Corse a bordo della MG TB del 1939. Massimo Bilanceri e Maris e Simeoni chiudono al terzo posto nella categoria RC3 a bordo della consueta Alfa Romeo 1750, preceduti da Vincenzo Bertoli che si aggiudica anche il quinto raggruppamento e dal vincitore della gara, Mario Passanante, che aggiunge alla seconda posizione di categoria anche l'alloro nel terzo raggruppamento. La gara è andata. Non troppo bene, diciamo, ma l'evento è stato molto bello una gara molto tirata ed, ed emozionante il presidente della scuderia Franciacorta Motori Maurizio Aiolfi primeggia in RC4 su A112 precedendo di 25 penalità Simona Riviezzo navigata da Paolo Vincenzi su Innocenti Mini MK3 terzo gradino del podio di categoria per Marcello Gibertini sul Lancia Fulvio a Monte Carlo una gara impegnativa, divertente sia di navigazione che eh, per le pendenze delle strade Forse non adattissimo all'anteguerra, comunque ci siamo divertiti. La gara mi sembra andata molto bene, eh, l'evento è stato spettacolare gare, cioè, prove molto tecniche, molto difficili insomma, c'è da imparare da una gara così ed è già una soddisfazione arrivarci in fondo. Allora, la gara è stata come tutti gli anni difficilissima, tecnicamente parlo soprattutto. E io sono distrutto veramente perché è stata molto faticosa, prove veramente difficili, tecniche ma molto bella, molto tirata. Doppia vittoria anche per Gianluigi Falcone ed Erika Blaboni che portano la loro Volkswagen Golf al primo posto sia in RC5 che nel nono raggruppamento prove difficilissime, mai scontate, difficili per l'equipaggio, il navigatore è importantissimo, la macchina col bagnato era molto difficile da guidare, comunque sì, l'università della regolarità, chi va forte qui va, va forte dappertutto. Grande soddisfazione anche per i secondi classificati di categoria, Vincenzo Morsa e Carmine Festa su A112 ABART, i quali chiudono in prima posizione nell'ottavo raggruppamento. Chiudono il podio di categoria RC5 Gaetana Angino e Cristina Biagi su A112 del Classic Team, che conquistano in solitaria anche la Coppa delle Dame. Stefano Ginesi, navigato da Susanna Rohr su Porsche 356C, dominano invece nel quarto raggruppamento.